del governo del presidente Berlusconi. Se così non fosse, signora Presidente, io immagino, sentito il presidente Brunetta, che il nostro gruppo assumerà iniziative anche clamorose, già a partire da questa sera o comunque in concomitanza con l'audizione del sottosegretario Minniti nel Copasir domani, e saremmo autorizzati a pensare che la richiesta che da mesi facciamo di vedere assicurata la rappresentanza di Forza Italia nel Copasir, richiesta che ha trovato l'ostracismo della maggioranza e del governo, sia stata respinta proprio per impedirci di sapere e di parlare sulle ragioni della caduta del governo Berlusconi. Poiché non vogliamo arrivare a pensare a tanto, crediamo però, signora Presidente, che sarà condivisa la nostra richiesta ed esigenza, che è una richiesta ed esigenza che avviene anche a nome dello stesso Parlamento e della stessa credibilità del Copasir, di consentirci domani mattina di ascoltare il sottosegretario Minniti su cosa ha da dire sulle gravi intercettazioni nel periodo nel quale qualcosa è accaduto a livello nazionale e internazionale che ha portato alla caduta del governo legittimamente votato dagli italiani. Grazie. Grazie onorevole Vito, di questa sua richiesta che ho ben inteso, informerò immediatamente la Presidente della Camera perché possa verificare insieme al Presidente del Senato se ci sono e quali possono essere le risposte congrue. Salutiamo ora gli studenti e le studentesse dell'Istituto di Istruzione Superiore Paolo Sarpi, San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone, che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Riprendiamo il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 275, 1059, 1832, 1969, 2339, 2634, 2652, 3426 AR, disposizioni in materia di conflitti di interesse. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato approvato da ultimo l'articolo 4. Avverto che fuori dalla seduta sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Beccattini 7.107, Tinagli 9.900 e 9.109. Avverto inoltre che la Commissione ha presentato l'emendamento 9.